era rimasto chiuso da quando il terremoto, quella notte del 21 agosto, ha fatto tremare la terra sull'Isola Verde, ma oggi, grazie ai lavori effettuati dalla città metropolitana di Napoli, che l'hanno messo in sicurezza e ne hanno ripristinato l'agibilità, l'Istituto Mattei di Casamicciola viene restituito ai suoi studenti. La cerimonia di inaugurazione si è svolta questa mattina alla presenza del sindaco metropolitano, Luigi De Magistris, accolto al porto dai ragazzi che potranno rientrare nella loro scuola e potranno dire addio a doppi turni, così come gli allievi dell'Einstein Lacquameno, costretti anch'essi a rotazioni nella sede principale di Ischia per fare spazio ai colleghi meno fortunati. Insieme con il sindaco metropolitano, tra gli altri, il vescovo della diocesi di Ischia, Monsignor Pietro Lagnese, il sindaco di Casamicciola, Giovan Battista Castagna, e alcuni sindaci dei comuni dell'isola. Oggi è una grande giornata per l'isola di Ischia, oggi viene restituito l'Istituto Mattei dopo il sisma del 21 agosto del 2017. È l'ultimo istituto di competenza della città metropolitana che consegniamo appunto agli studenti e alla platea scolastica dell'intera isola. Il Mattei era tra i plessi di competenza della città metropolitana quello che aveva subito danni maggiori, ma anche per i suoi 650 studenti da oggi è possibile tornare alla normalità. Mi torna alla normalità dopo 9 mesi di molti sacrifici, sia per le famiglie, sia per il personale, i docenti, insomma un sacrificio generale che per oggi viene colmato da questa riapertura che sta di rinascita. Alla struttura di via Principessa Margherita il sisma causò danni agli intonaci, ai tramezzi, alle tompagnature, tanto che fu subito dichiarata completamente inagibile. Nei giorni immediatamente successivi il 21 agosto la città metropolitana ne dispose la spicconatura e la messa in sicurezza. Successivamente, in attesa dell'emanazione del decreto da parte del commissariato per l'emergenza terremoto del MIUR, che avrebbe dovuto finanziare il recupero di tutte le strutture scolastiche dell'isola, il sindaco De Magistris decise con un'apposita delibera di rimodulare l'utilizzo di alcuni fondi CIPE per un totale di 96.000 euro al fine di effettuare gli interventi necessari alla riapertura. Lavori che sono iniziati l'8 gennaio e sono proseguiti a ritmo serrato, consentendo ai ragazzi oggi di riprendersi la scuola. Un istituto che viene riaperto dopo 8 mesi, a memoria, io non lo ricordo. Di questo voglio ringraziare il sindaco della città metropolitana per l'impegno profuso. Un grande lavoro di squadra, io sono davvero felice per Casamicciola, per Ischia, perché poi è un lavoro che non riguarda solo il Mattei ma anche le altre scuole, su cui abbiamo deciso di impegnarci al massimo, assumendoci le responsabilità in attesa che altri discutevano. Noi abbiamo deciso, l'abbiamo fatto insieme ai dirigenti, alla comunità scolastica, agli amministratori locali, quindi un grande lavoro di squadra, una bella pagina della nostra area metropolitana, di collaborazione, di coesione, di forza di volontà e di coraggio. Ma l'ente di Palazzo Matteotti sta anche lavorando affinché nel medio periodo si possa divenire ad una sistemazione ottimale delle sedi scolastiche superiori dell'intera isola. Il Consiglio metropolitano ha infatti approvato, nel corso della recente sessione di bilancio, una mozione per il finanziamento dell'acquisto di una sede per il liceo Scotti Einstein come ulteriore contributo alla razionalizzazione definitiva degli spazi, che passerà anche attraverso l'assegnazione dell'edificio che attualmente ospita il Tribunale di Ischia, non appena l'amministrazione giudiziaria lo libererà, almeno nella di Forio. Ci rivedremo presto, perché noi tutto quello che abbiamo detto faremo. Quindi completiamo anche quella partita che forse è la più delicata di tutti, tra il Mennella e il Tribunale, in modo che metteremo a posto definitivamente tutta la comunità scolastica dell'isola. Nel corso della cerimonia, con la commozione dei genitori, è stata scoperta anche la targa a suggello dell'intitolazione dell'aula magna a Paolo Scaglione, un allievo della scuola prematuramente scomparso lo scorso anno per un male incurabile.